Si è svolto lo scorso mercoledì 3 marzo il Consiglio Comunale nella città di Castellabate. Diversi gli argomenti che si sono trattati. A tracciare un bilancio di come è andata il capogruppo di opposizione Alessandro Lo Schiavo. Un Consiglio Comunale che ha visto l'approvazione di molti atti di natura tecnico-finanziario, atti propedeutici appunto all'approvazione del bilancio di previsione. Mi riferisco al programma triennale delle opere pubbliche, alla conferma dell'aliquota IMU e IRPEF per l'anno 2021, ma abbiamo approvato anche argomentazioni che andavano oltre queste tematiche. Mi riferisco al regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi e, cosa molto importante, la possibilità di offrire ai titolari di attività balneare, quindi ai lidi che sono presenti sul nostro litorale, la possibilità appunto di permanere tutto l'anno e di non convivere con quell'assurda, noiosa, carissima da un punto di vista economico, attività di montaggio e smontaggio, verso cui le attività e i titolari ogni anno erano costretti a convivere e soprattutto a scontrarsi. Abbiamo proposto la proroga del piano di emergenza rispetto alle riduzioni delle bollette, in particolar modo della Tari. Già l'anno scorso c'era stato un abbattimento del 30%, anche dietro un nostro input, devo dire. Quest'anno abbiamo chiesto lo stesso, mi sono fatto portavoce in Consiglio Comunale proprio di queste problematiche, di queste sensibilità che vive il Paese. Dobbiamo veramente, come amministrazione comunale, come rappresentanti del popolo, attuare tutte quelle forme di aiuto concreto rispetto alle nostre attività produttive, alle nostre famiglie, ai nostri anziani, quindi anche posticipando il pagamento di molti tributi, invitando la CONSAC a fare lo stesso. E veramente dobbiamo impegnarci, è il momento dell'unità e della condivisione.